una foto qui, candidati qua. Siamo in corso Mazzini per l'inaugurazione della sede elettorale della lista Ancona Altra Idea di Città. Il candidato sindaco Rubini ha appena tagliato il nastro e ora c'è la foto di Vito. Dopo il taglio del nastro e la foto ufficiale si va di sopra per la conferenza stampa. Ti devo fare una statua a te. Ah, la statua. Mi accontento della fotografia. Ecco la sede nel suo interno, allestita con molto gusto dall'architetto Picciafuoco. In realtà è stato aiutato Riccardo. Riccardo, il merito di questa sede. Andiamo a vedere la sede di sopra, alla quale si accede tramite una scala a chiocciola, ed eccoci qui nel piano superiore, molto spazioso, con manifesti e un bellissimo tavolo rosso. I fotografi fanno la loro parte, ci sono fotografi nuovi e fotografi storici. Ok, la stampa sono tutti? Sì. Ok. Seduti. Seduti fotografi, sennò qui non si comincia. Ecco il fotografo storico. Foto carretta, foto storiche di Ancona. Verranno su, dai, piano piano. Silenzio. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. E ecco, ci presentiamo, siamo la lista di Altra Idea di Città e intorno al tavolo vedete 20 nomi e la lista è stata scelta con dei criteri precisi che sono quelli di voler rappresentare i temi e le realtà associative e civiche, oltre che quelle politiche, che più di altre sono interessate in qualche modo a creare un percorso politico nuovo, innovativo, sia nel metodo che nel merito. Per quanto riguarda il metodo, noi abbiamo scelto un metodo assembleare, dove l'assemblea è l'organo sovrano di ogni deliberazione e quindi tutte le decisioni che sono state prese fino ad oggi sono state prese appunto
con il consenso alla presenza di tutti gli aderenti al movimento che oggi contano 200 persone. I candidati hanno un'età media di 42 anni e questa dimostrazione del fatto che si è voluto in qualche modo anche svecchiare quella che è un po' l'impegno anagrafico, no, delle persone che si avvicinano ad un percorso come quello delle elezioni comunali. E quindi ecco, ciascuno di noi è qui con la propria disponibilità, con la propria competenza, ma anche con un bagaglio di idee, di proposte, ma soprattutto di determinazione nel voler affermare che esiste un modo diverso di essere amministrazione comunale che è al servizio e al fianco del cittadino. Ci sono tante situazioni difficili dove in qualche modo il comune ha subito una restrizione di quelli che sono i trasferimenti statali. Ecco, noi vogliamo un'amministrazione comunale che in qualche modo lotti accanto ai cittadini per modificare questo stato di cose, per disubbidire a quelle che sono delle imposizioni che riteniamo ingiuste, inique e fortemente penalizzanti soprattutto per i più fragili, per la popolazione che in questo momento soffre di più questo aumento di congiuntura economica. No, io aggiungo semplicemente che la formazione di questa lista, che non è ancora conclusa perché abbiamo ancora alcune caselle da riempire, lo faremo nelle prossime settimane, vuole provare a rappresentare il pensiero critico di questa città. Quando ci riferiamo al pensiero critico vogliamo riferirci a tutte quelle realtà, associazioni, comitati, realtà politiche, civiche, in cui molte persone in questi anni hanno portato avanti battaglie e vertenze. Pensiamo ai temi dell'ambiente, come i temi legati alla vertenza sui mutilatini piuttosto che al parco del Cardeto. Pensiamo alle vertenze sul diritto all'abitare con la vicenda di Casa degli Altri, a tutta una serie di cose che in questa città non sono state fatte in questi anni, come le politiche sulla mobilità alternativa e dolce. Questa è una città dove mancano addirittura anche le centraline per il monitoraggio sullo smog, è una città in cui non c'è alcun tipo di politica sulla viabilità, il traffico privato è completamente preponderante, la sosta selvaggia attanaglia la città, si respira una cattiva aria, aumentano le malattie. Pensiamo poi a quello che non è stato fatto su alcune tematiche ambientali determinanti come la cura e lo sviluppo della costa sud della città. C'è un'intera zona che va dal Duomo a Portonovo che è completamente abbandonata, piuttosto che continuare con spot propagandistici come piste ciclabili abbandonate a se stesse, si potrebbe immaginare un percorso di camminata in quell'area. Noi insomma con questa lista, che ribadisco nelle prossime ore, nei prossimi giorni andrà riempendosi, vogliamo provare a rappresentare il pensiero critico di questa città rispetto a tutta una serie di tematiche che nessuno dei nostri competitor in campo sarà in grado di rappresentare. Vogliamo poi ribadire con le facce, la conformazione della nostra lista, che questa è l'unica vera proposta politica nuova, innovativa, civica di questa tornata elettorale. Assistiamo alla riproposizione stanca da una parte del centro-sinistra che, malgrado le operazioni di macchillage politico del sindaco Mancinelli, rappresentano tale quale la continuazione politica dei vari Sturani e quindi dei disastri che questa città ha vissuto in questi anni. Dall'altra parte vediamo un'operazione politica altrettanto macchiettistica come quella di Tombolini, che malgrado decine di cartelloni giganti propagandando un progetto civico, in realtà è il candidato scelto a Roma da Salvini, Meloni e Berlusconi. Questo è un primo elemento di realtà che noi vogliamo oggi denunciare. E poi abbiamo il Movimento 5 Stelle, già incapace in questi anni di raccogliere il dissenso, il pensiero critico di questa città, e che oggi, a due mesi dalle elezioni, non è neanche in grado di esprimere una candidatura autonoma perché attende una certificazione da Roma, come se ci fossero degli enti supremi che potessero decidere sui territori. Rispetto a questi tre schieramenti noi siamo gli unici che abbiamo fatto una scelta differente, abbiamo deciso di mettere da parte le nostre vecchie appartenenze, di costruire un percorso partecipato, assembleare, in cui il metodo del consenso e della decisione democratica è l'unico che ci porta avanti, e con questo metodo continueremo ad andare avanti.
Detto questo, noi oggi apriamo un luogo che non vuole essere solo un punto di propaganda elettorale, ma vuole essere un luogo di ascolto e confronto vero con la cittadinanza. È solo il primo di altri luoghi che proveremo ad aprire nelle prossime settimane, a partire dai quartieri più difficoltosi della città, come il Piano ed altre parti periferiche. Sicuramente costruiremo una serie di assemblee territoriali, partiremo credo intorno alla prima metà di aprile, quindi già dalla prossima settimana faremo una serie di assemblee territoriali con l'obiettivo non di creare solo ed esclusivamente quelli che tante volte vengono derubricati come sfogatoi, ma vorremmo che queste assemblee potessero divenire insomma il nostro programma vivente. Quindi anche da questo punto di vista ribadiamo che noi stiamo lavorando sul programma tramite tavoli tematici, li integreremo con l'ascolto su queste assemblee di quartiere e continueremo ad andare avanti così. Questa è la dimostrazione che nessuno può calare su questa esperienza politica alcuna imposizione dall'alto, nessuna alleanza potrà essere calata dall'alto, qualunque altra relazione politica e civica con altre realtà della cittadinanza sarà discussa al nostro interno e portata in assemblea che in maniera sovrana e democratica discuterà e deciderà. Se ci sono domande? Io volevo sapere aspetto che finisce Gigi, se no volevo un attimo cercare di capire. Allora, gli altri candidati sindaci, più o meno a parte il Movimento 5 Stelle che ancora è appeso e fermo al palo, si sono un po' collocati, alleanze fatte e tutto il resto. Innanzitutto, uno, a che punto eravate con eventuali accordi con altre liste civiche proprio per l'apertura di altra idea, e se c'erano poi possibilità di convergenza con articolo 1. La prima era questa. La seconda, che è quella che ho fatto a Tombolini esattamente stamattina, è di capire un attimo quest'area di innovazione, no? Quindi un modo diverso di fare già politica e poi di amministrare nel caso foste insomma scelti dai cittadini di Ancona. Ti porta a dire che la tua sarà una giunta? Allora, puntini. Sulla prima domanda, ovviamente sgombriamo il campo, Tombolini ha fatto una scelta politica drastica, ha scelto la destra a trazione leghista, quella intollerante e reazionaria che al di là dei proclami ha un programma, aveva un programma assieme ai suoi alleati Fratelli d'Italia e Forza Italia, completamente diverso dal candidato sindaco stesso Tombolini. Ma al di là di questo, di cui ci occuperemo nelle prossime settimane, Tombolini ha fatto una scelta partitica, l'ha fatta a destra e quindi si pone ovviamente sul lato dei nostri avversari politici. Rispetto alle altre realtà di impostazione più prettamente civica, come potrebbero essere realtà come Voi con Noi, A2O, piuttosto che MTP, abbiamo letto l'intervista del coordinatore Luca Bonventi, noi continuiamo ad essere a disposizione. Da questo punto di vista la data del 10 giugno ci permette anche di avere un confronto, un dibattito il più sereno e aperto possibile. Ovviamente noi oggi qui diciamo una cosa abbastanza chiara: abbiamo un candidato sindaco, abbiamo 200 aderenti, abbiamo già 20 candidati al Consiglio Comunale, abbiamo una sede, abbiamo dei manifesti appesi su questa città. Questo non vuol dire che siamo stati più bravi degli altri, ma significa che noi abbiamo fatto un lavoro, ci siamo radicati e ci proponiamo la città. Se sulla base di questo, della nostra identità, la nostra impostazione, delle nostre linee programmatiche, ci sarà la possibilità di allargare il fronte civico-politico che noi vogliamo rappresentare, continuiamo ad essere disponibili. Ovviamente non accetteremo alcun tipo di imposizioni o scelte calate da altri teatrini della politica romani, perché quelli non ci interessano, e come li critichiamo sugli altri fronti, benché mai li potremo accettare sul nostro. Rispetto alla giunta che potrà essere la nostra giunta, io credo che serva una giunta, da una parte, uso un termine forte ma credo che sia necessario, rivoluzionaria. Questa è una città che ha bisogno di scelte rivoluzionarie, che molte volte potrebbero anche significare riportare il buon senso, scelte rivoluzionarie per quanto riguarda per esempio la gestione della tematica ambiente, traffico, smog.
ci dicono che siamo dei rivoluzionari perché vogliamo togliere le macchine dal centro, vorremmo dire alle persone se respirare dell'aria pulita significa essere rivoluzionari, forse i rivoluzionari sono quelli che vogliono continuare ad ucciderci con le macchine in centro. Quindi sicuramente una giunta rivoluzionaria e dall'altro anche una giunta che sappia essere disobbediente. Ci vengono portate alcune scelte, in questi anni tante ci sono state portate così, come delle scelte obbligate, come se in politica ci fossero dei dogmi. Noi non crediamo ai dogmi, crediamo al ruolo della politica e della democrazia, quindi diciamo che se i cittadini ci manderanno al governo di questa città, noi sapremo essere rivoluzionari e disobbedienti e quindi capaci di dare delle risposte ai cittadini sulla base solo dei loro bisogni e non di dogmi provenienti da altre parti che però ovviamente fanno molto spesso, anzi quasi sempre, gli interessi di altri poteri e non certo quelli dei cittadini. Io volevo dire una cosa, hanno detto già del metodo, hanno detto già della questione delle alleanze di quali alleanze ci interessano. Abbiamo detto di alcune emergenze, fra tutte ovviamente quella ambientale ma quella culturale. Quello che noi vogliamo fare è portare al centro, nel cuore, diciamo, della nostra proposta politica la questione sociale, perché emerge sempre troppo poco e questo è un fatto. La politica dei comuni deve essere anche una politica redistributiva e qualcuno ha già detto noi bisogna che le politiche che arrivano dai governi nazionali o anche dai governi europei dobbiamo essere in grado di stare dalla parte dei cittadini e quindi di non essere un mero braccio operativo. Questa è la prima cosa. La seconda questione che volevo affrontare e che invece magari ancora non è stata detta è che i quartieri stanno soffrendo tantissimo. I quartieri sono, diciamo, abbandonati e a questo punto, una volta che le circoscrizioni sono state chiuse, c'è un regolamento del comune che è stato approvato dal comune che è un regolamento, diciamo, detto così, di partecipazione territoriale, ma quei confini di quei quartieri sono stati disegnati da chi, come, non si capisce, e soprattutto questi prossimi comitati territoriali non hanno nessun tipo di strumento e nessun tipo di risorsa. Allora potrebbe essere una proposta invece quella che il bilancio partecipato, oltre ad essere quello che è, però ne preveda anche un'altra parte, un'altra percentuale da dedicare ai comuni, ai quartieri, perché questo non è stato fatto ed è, diciamo così, uno spot pubblicitario anche quello. Se ne sono stati fatti tanti sulla partecipazione, per noi sulla partecipazione, come diceva prima Francesco, abbiamo tutta un'altra idea. La partecipazione deve essere una roba vera, non una roba finta di cui ci si riempie la bocca. Quindi questo è l'altro elemento che ci caratterizza. Due parole sul nostro simbolo, che è un simbolo che ha un significato bellissimo, consentitemelo. Volendo ne ha più di uno, ma io ve ne mando uno che mi ha colpito tantissimo. Ringrazio il nostro grafico, secondo me ha fatto un lavoro egregio perché ha capito una cosa importantissima, cioè il nostro simbolo rappresenta la nostra storia, la nostra identità come città, quindi il lazzaretto, la mole vanvitelliana, ma guardate all'interno di questa identità e partendo da questa identità, da questa storia che sono le nostre radici, c'è una spirale, c'è un dinamismo, c'è un moto che non è fermarsi a qualche risultato sterile, non è guardarsi l'ombelico contenti di quelli che siamo, esattamente il contrario, è mettere in moto le energie positive che questa città ha e noi che stiamo scoprendo, e sarebbe bello che questo cammino, questo progetto, che è un progetto che guarda lontano, la freccia è una freccia che porta lontano, non è una freccia che sta ferma, non è un simbolo chiuso in se stesso, è il contrario. Dalla storia si parte verso il futuro, conoscendo le proprie radici si costruisce un futuro più certo, più sicuro, più equo. Ma ci sono altre parole chiave dentro questo simbolo, è un simbolo che a me evoca tantissimo anche, quindi non solo l'energia, la voglia di fare dei nostri giovani che stanno qua,
È bellissimo che abbiamo anche tanti giovani dentro questa lista, guardate, perché il progetto guarda al futuro, non guarda al presente o questa elezione qua. Ok, è un punto di partenza, ma guardate, lì c'è un'altra cosa, c'è l'equità. Cinque lati di un pentagono significa solidarietà, significa equità, significa che tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non c'è qualcuno che può rimanere indietro rispetto agli altri. E c'è una questione, diceva bene prima Loretta, della redistribuzione, anche se anche il comune ha il dovere di redistribuire diritti, perché no? Anzi, è uno dei punti fondamentali questo, del nostro programma. Quindi è chiaro, nel nostro programma ci sono cose impegnative, cose serie, l'abbiamo costruito in decine di persone questo programma. Non c'è stato qualcuno che si è chiuso dentro una stanza, 4-5, e hanno detto questo è il nostro futuro, questo è il progetto che portiamo avanti, magari pieno di paroloni. Non ci interessa questo, ci interessa parlare con la gente, per la gente. Se stiamo con la gente possiamo fare cose per la gente. Quindi, altra idea di città, e la smetto qui, sennò poi la facciamo troppo lunga. Altra idea di città è questo che vi ho raccontato qui. È un'altra cosa rispetto a quello che avete visto fino adesso. Dateci fiducia e vedrete che le cose andranno meglio per questa città. Grazie. Altre domande? Io sono a posto, grazie. Dei mico. Tra noi abbiamo anche un alieno, come lo chiamo io, Luciano Mariani, che viene da lontano, da un'altra regione, ma ha scelto Ancona per risiedere. È uno dei tanti che si sono innamorati della nostra città e che non si lamentano, ma anzi fanno delle loro doti un qualcosa di straordinario che li proietta a livello nazionale e internazionale. Luciano, la nostra lista è stato detto che rappresenta varie generazioni e rappresenta anche vari mestieri, dagli studenti ai pensionati, passando per gli artigiani e tante altre categorie. Luciano è la figura di imprenditore e innovativo, quindi quando parliamo di innovazione ne parliamo a ragion veduta, quindi mi piacerebbe che anche Luciano ci dicesse qualcosa. Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse, come ha detto Valerio, sono un start-upper, un ingegnere, sono innamorato delle Marche quando avevo 18 anni, ho fatto il militare qui, poi ho fatto l'università qui, però poi sono andato in Francia per un po', però poi ho deciso di ritornare e di fondare le mie aziende qui ad Ancona. È bellissimo, diciamo, vivere di innovazione, però ho cercato di dare anche un occhio al concreto e quindi il mio figlio è anconetano, Simone, c'ha un anno e mezzo, e ho pensato di mettere casa ad Ancona e quando sono stato tra virgolette travolto dall'impeto della spirale di altre idee di città non potevo fare a meno di esserne onorato, di farne parte. E io rappresento la parte innovativa, il digitale, e mi occupo della comunicazione sul web per altre idee di città e sono, diciamo, il jolly informatico insieme a Luca Pacello, aiutato da un gruppo di comunicazione che ci sentiamo praticamente ogni 3 minuti perché il nostro telefonino vibra la mattina e la sera. E quello che sto a fare io qua è trasmettere, visto che adesso va molto nel web, va la comunicazione, trasmettere ai giovani, parlare un linguaggio giovane per far vedere il grande lavoro che c'è dietro, perché sembra che ovviamente solo gli altri hanno i mezzi informatici. Io ho cercato di dare mezzi informatici per quello che ci possiamo tra virgolette augurare ad Ancona, come su un livello nazionale, insomma abbiamo una presenza nel web costante e mandiamo comunicati stampa, abbiamo siti web, social, c'è di tutto e di più e potete cibarvi delle nostre cose.
ma non in maniera effimera, ma per informare, perché la maggior parte delle cose che noi facciamo devono andare con un criterio nel web, e per cui aiutati da tutta una squadra che Francesco e altri di noi hanno costruito, e sono molto felice di fare parte di questo team. Grazie. Bene. Aggiungo due parole, se possibile. Ricollegandomi al simbolo, questa città è seduta su tre grandi tesori, che sono la cultura, i giovani e l'associazionismo. Noi intendiamo sfruttarli finalmente, affinché questa bella addormentata sul borso diventi una bellissima città aperta al turismo. E intendiamo mettere in vortice, in continuo vortice di crescita, questi tre grandi tesori che non sono stati mai seriamente sfruttati razionalmente in questa città e che tantissime altre città vorrebbero. Puntiamo molto ovviamente sulla comunicazione e la circolazione delle idee, perché senza idee, senza conoscenza non c'è una vera opinione pubblica, e altre idee città significa anche prendere pacificamente d'assalto tutti i grandi spazi bellissimi, da quelli verdi ai siti, alle vie, riaprirli e tentare di riconsegnarli ai cittadini, perché ai cittadini appartengono, e perché, come dicevano in tanti autorevoli più di me, non c'è libertà senza partecipazione e non c'è partecipazione senza spazi, e noi abbiamo queste grandissime ricchezze che tenteremo di sfruttare e riprendere d'assalto pacificamente e virtuosamente. Grazie, a vedere quanto questa lista sia formata, sostenuta, costituita e in qualche modo presenziata dalle donne. Questa è una lista funzionante e funzionale perché è popolata da tante, tantissime donne. Di sotto c'è l'aperitivo. Di sopra. Adesso se voi uscite sale il cibo. Ok, devi candidare. L'altra foto, sorriso. No, io sono uno che si sono fatto il telefono, non ho capito, sono basso io, chi è basso? Terminata la conferenza stampa, si esce e poi si rientra per il rinfresco finale.